Ciao a tutti da Colleferro, provincia di Roma. Sono in un centro sportivo, il Palo Olympic, e vi farò vedere qualcosa di molto, ma molto, ma molto interessante. Omar Camporese è un giocatore di tennis che è arrivato fino al 18° posto della classifica ATP mondiale. Vi leggo chi è Camporese direttamente da Wikipedia, tanto per dirvi che lui batté Ivan Lendl. Cioè, vi rendete conto? Ivan Lendl al torneo di Rotterdam nel 1991 e poi nel 92 batté perfino niente poco di meno che Goran Ivanisevic. Ecco, una delle cose più belle è vedere i giovani crescere, e quello che sta succedendo è fantastico. Da quella parte là ci sono appunto l'istruttore Giuseppe Lucania e Omar Camporese, che stanno insegnando a giocare a tennis a questi bambini. È veramente un momento molto, ma molto bello. Capacità fisica, attitudinale, tutto il resto, scegliere lo sport giusto. Molto spesso il campione non esce perché praticamente non gli abbiamo scelto per le sue caratteristiche lo sport, diciamo, a lui più idoneo. Quando il mix riesce, riusciamo a tirar fuori il prodotto giusto in qualsiasi disciplina sportiva, anche nel tennis. Prepara, prepara subito. Bravo Emiliano, tira piano, tira piano. Bravissimo. Cambio. 3, dobbiamo arrivare a 5. Dai. Forza. 4, l'ultima. Attento. Dai. Bravo, andiamo avanti, non è finita. Fategli un applauso. 6. Sei. Dai. Bravo, 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 bravo. Quando si colpisce la palla, non dobbiamo pensare a quella che viene dopo, ma dobbiamo pensare a quella che stiamo giocando. Colpisco la palla, non è finito. Cosa c'è dopo? Il finale. Il finale cos'è? Colpisco, porto avanti la racchetta. Che cosa vuol dire? Dare profondità alla palla. Perché non vuol dire tirare forte. Ma se io colpisco e faccio questo a lungo, la palla va profonda. Quindi c'è preparazione, impatto e finale. Non faccio tutto questo, perché qua la palla non esce dal piatto corde. Vai. Come sei riuscito ad essere il 18° La prima, la prima cosa è che credevo in me stesso. Poi sicuramente ho avuto anche delle fortune, ma avevo la possibilità. E l'allenamento. Tanto vai. Allenamento. Sì. Da quanti anni hai iniziato a giocare? Avevo 10 anni, un po' tardi. Però avevo 10 anni. Vai. Perché hai scelto il tennis? Perché un giorno accompagnai mio padre a fare un'ora a livello amatoriale, lui giocava, e da lì mi è piaciuto e ho lasciato perdere il calcio, ho lasciato perdere il nuoto. E alla mia epoca, ai tempi della preistoria, esisteva ancora il muro, il famoso muro, e ho cominciato a giocare contro il muro e da lì è partito tutto. Grazie. Questo è Omar Camporese, è arrivato al 18° posto della classifica ATP del tennis. Che anno era? 92. 92. Marzo, inizio marzo del 92, sì. Dopo la vittoria di Milano, del torneo di Milano. Contro? Ivanisevic. Cioè, l'intervista finirebbe qua, capisci? Cioè, questa ha battuto Ivanisevic, che hai preso il servizio di Ivanisevic e gli hai riposto nell'apposito, sì. Nell'apposita vaschetta. Ma dai, cioè, ce la cavavamo tutte e due col servizio. Poi l'anno prima hai battuto... L'anno prima a Rotterdam ho battuto Lendl. C'era il mio mito, Ivan Lendl. Questo ha battuto uno dei miei miti, Ivan Lendl. E sfuma il primo match point di una partita che ne ha già visti due in precedenza, giocati, avuti da Lendl. 6-4 per Omar Camporese, ancora 2 match point per lui. Primo sul servizio adesso ancora di Lendl. Incredibile cosa ha fatto Lendl e come ha vinto Omar Camporese, trionfa qui a Rotterdam. Ed ecco Omar Camporese congratulato dagli organizzatori, naturalmente raggiante, tutti in piedi,
riceve il trofeo dal vicepresidente dello sponsor del... Domanda, credici? Sì, sempre. Perché i giovani dovrebbero crederci? Perché è la parola d'ordine, perché lo stimolo lo dobbiamo prendere da noi stessi e ogni giorno è una battaglia, quindi ci devi credere su tutto quello che fai. È impossibile andare avanti senza non crederci. Tu quando ci hai creduto veramente? Cioè quando è stato il momento che hai detto, ma sai che... Guarda, io ho lasciato perdere il calcio da piccolo, che giocavo nel Bologna, e ho lasciato perdere il nuoto, che ero abbastanza buono. Giocavi nel Bologna? Giocavo nel Bologna, sì, nei pulcini del Bologna. E appena ho preso la racchetta in mano, ci ho creduto da un punto di vista, nel senso che ho provato a farlo subito con passione. E la passione mi ha portato a crederci, a fare dei sacrifici, e questi mi hanno portato ad arrivare a fare quello che ho fatto. E durante la carriera invece c'è stato un momento che hai detto, c'ho proprio le palle per fare questo? Sì, sì, tutti i giorni, ma tutti i giorni di allenamento erano 8 ore al giorno e intense. 8 ore? 8 ore, tranne la domenica, 8 ore tutti i giorni, e se non hai le palle, 8 ore di corsa, tirare su pesi, fare 40 km in campo, se non hai le palle non riesci a farlo. La partita più epica? La partita più bella, dove dici ho chiuso gli occhi e andava tutto dentro, è stata in Coppa Davis a Bolzano contro Emilio Sanchez, proprio la partita perfetta. Andava tutto, cioè tu... Cioè ne hai una nella vita. E quella è stata la volta che l'ho avuta io. Andava tutto dentro, era tutto perfetto, era tutto bello. E quella che era tutta perfetta, ma è mancato quei... Tutta perfetta, ma è mancata quella palla che dicono, no, ma per una palla, sai, non devi stare, una palla invece ti cambia la vita. C'è verso. È stata quella con Becker. Il passante di rovescio lungo linea di Camporese, quindi 4 punti vincenti su 5. Beh, straordinario. Quella mi ha insegnato, mi ha fatto capire che potevo competere con i giocatori proprio, i top, però anche se l'ho persa. E per una palla ho perso una partita, perché mi ricordo che eravamo... mi sembra 5-4 per me al quinto, 15-30, quindi se mi entrava una palla che forse è andata fuori di un dito, forse, o forse era buona, non lo so, andavo a 2 match point, magari cambiava la vita Becker e cambiava me. Ma non si può sapere cosa poteva succedere. Comunque dalla difficoltà all'opportunità, hai capito che... Beh, ovviamente, bisogna sempre guardare il bicchiere mezzo pieno. Fantastico. Assolutamente. Fantastico. Ragazzi, credeteci, è gratis. Sempre, sempre, parola d'ordine. Offriamo noi, ok? Ciao. Di un bel credici. Credici. Okay. Anzi, credete. Io ormai ci ho creduto, basta. Adesso tocca a voi. Dobbiamo fare tutto noi in sta casa. No? Andiamo avanti. Lanciatevi. Andiamo dai giovani.